Allora, tanto buongiorno a tutti. Oggi è il 6 aprile, vediamo un po', oggi è la lezione numero 9. Allora, come al solito, vediamo qua. Numero 9, siamo il 6 aprile. L'orario 10:30, 13. Ecco. Dunque, allora, l'altra volta, l'ultima lezione, siamo partiti, diciamo, dall'equazione di Maxwell, se vi ricordate, in assenza di cariche di corrente in vuoto. Quindi anche in assenza di materia, quindi dalle equazioni di Maxwell in vuoto e in assenza cariche e correnti, quindi rho uguale a 0 e J uguale a 0, abbiamo ricavato, nel caso di ipotizzando, diciamo così, ipotizzando un'onda piana, con un campo elettrico diretto lungo l'asse Y, se ricordate, campo elettrico E lungo l'asse Y, che si propaga lungo l'asse X. Qui quindi abbiamo fatto un seguente disegno. Avevamo questo è l'asse X, questo era l'asse Y, qui abbiamo l'asse Z e abbiamo assunto che ci fosse un campo elettrico diretto nella direzione dell'asse Y, e che ci fosse un'onda che viaggia con una certa velocità v verso destra lungo l'asse x. Allora, quello che si è scoperto dall'equazione di Maxwell è che intanto il campo elettrico, quindi da Maxwell, la prima cosa abbiamo scoperto, in realtà dicendo così ho già vabbè, ho già detto che il campo elettrico deve essere ortogonale all'asse di propagazione. Questo ho saltato un passaggio, eh? Abbiate pazienza. Comunque, abbiamo visto che il campo elettrico deve essere ortogonale alla direzione di propagazione e che quindi l'abbiamo scelto lungo l'asse X, eh? E che quindi abbiamo scelto lungo l'asse Y. Quindi, in un onda elettromagnetico non ci possono essere componenti del campo elettrico né magnetico, poi abbiamo visto, nella direzione della propagazione. Però, una cosa interessante, partendo da un campo elettrico, abbiamo visto che da Faraday c'è un legame fra questo campo elettrico, la componente Y derivato rispetto a X, che deve essere uguale a meno la derivata di una componente Z del campo magnetico rispetto al tempo. Quindi, la prima conclusione è che è presente in un'onda, è presente anche un B campo magnetico che sostanzialmente sarà un campo magnetico diretto lungo l'asse Z. Bene, quindi abbiamo, diciamo che il campo elettrico in un'onda elettromagnetica deve essere ortogonale al campo B,
In realtà ancora non abbiamo le onde elettromagnetiche, però diciamo, sappiamo che se c'è un campo elettrico che soddisfa queste condizioni di un'onda piana, ci deve essere per Faraday anche un campo magnetico, eh? E che entrambi debbono essere ortogonali alla direzione X. Poi abbiamo visto che da Ampère Maxwell e da Faraday, insieme, ricordate, abbiamo fatto delle derivate, di entrambe le equazioni, una rispetto alla direzione di propagazione, la coordinata di propagazione, l'altra rispetto al tempo. Quello che si è trovato è che si ottengono le equazioni delle onde piane, eh? In particolare abbiamo visto che la derivata secondo di AY rispetto a x quadro meno 1 su c quadro, anzi facciamo così, lasciamo questo, epsilon 0, mu con 0, la derivata seconda di bz, sto scrivendo un sacco di fregnacce, derivata seconda di AY rispetto al tempo al quadrato è uguale a 0. E nel simile, in modo simile abbiamo visto che anche il campo magnetico soddisfa la medesima equazione. Quindi nelle equazioni di Maxwell possiamo dire che sono contenute al loro intorno le equazioni delle onde per il campo elettrico e il campo magnetico. Ma attenzione, e qui questo lo voglio dire, attenzione, non tutte le soluzioni a queste equazioni rappresentano onde elettromagnetiche. Detto l'altra volta, per esempio, uno potrebbe avere un campo elettrico da solo diverso da zero, B uguale a zero, soddisfano entrambi le equazioni delle onde, ma non rappresentano onde elettromagnetiche, perché le onde elettromagnetiche devono avere sia un campo elettrico sia un campo magnetico. Quelle che devono essere soddisfatte, sono le equazioni che derivano dalla legge di Faraday e la legge di Ampère-Maxwell, che diciamo regola il legame che c'è fra campo elettrico e campo magnetico, eh? Quindi il legame tra E B deve soddisfare, scriviamo così, Faraday, e Ampère-Maxwell. Bene. L'altra cosa che abbiamo visto è che la velocità di un'onda elettromagnetico l'abbiamo definita come C, che è uguale a 1 diviso la radice quadrata di epsilon con 0 e mu con 0. Questo deriva direttamente dall'equazione delle onde, dove questo fattore davanti alla derivata seconda rispetto al tempo rappresenta 1 sulla velocità al quadrato. Poi l'altra volta abbiamo ricavato un'ultima relazione fra il campo elettrico e il campo magnetico, in particolare una relazione che riguarda le ampiezze del campo elettrico e del campo magnetico. Se vi ricordate, abbiamo imposto, ipotizzato, quindi ipotizzando che il campo elettrico era uguale E con 0 seno kx meno omega t. Quello che abbiamo trovato
è che BZ doveva essere uguale a 0 diviso C per il seno di Kx meno omega t. Quindi in un'onda in generale, e questo risulta essere vero non solo per le onde piane, ma per qualsiasi onda elettromagnetica in vuoto, è sempre vero che il campo magnetico in un'onda elettromagnetica è uguale al valore del campo elettrico diviso la velocità della luce. E i due campi che stanno oscillando oscillano in fase, quindi se uno ha un seno, anche l'altro ha un seno. Vanno a pari passo insieme. Poi l'ultima cosa che abbiamo descritto l'altra volta, e poi mi sembra che sì, abbiamo detto un'altra cosa. Poi l'ultima cosa che abbiamo visto l'altra volta è che, essendo, qui è la cosa interessante, essendo il campo elettrico ortogonale al campo magnetico, abbiamo un vettore di Poynting che è diverso da zero. Questo vuol dire che si può avere un trasporto di potenza. Questo significa che un'onda elettromagnetica trasporta potenza. In particolare abbiamo visto che il nostro vettore di Poynting, questo vettore di Poynting, era proporzionale al seno al quadrato kx meno omega t, che significava che c'era una potenza netta che attraversava una superficie dove l'onda era incidente. Quindi c'era un trasporto. Netto di potenza. Ripeto, se ci fosse stato una dipendenza del vettore di Poynting da una sinusoide da sola, se voi andate a fare il valore medio di questo vettore su un periodo, se c'è una seno o un coseno, ma una potenza dispari, questo integrale è sempre nullo. Invece qui abbiamo una potenza al quadrato, quindi sen quadro di kx meno omega t, se fate l'integrale medio su un periodo, trovate un valore diverso da zero, in particolare viene un mezzo. Quindi c'è un valore di potenza netta che attraversa una superficie. Allora, da questo abbiamo definito l'intensità di un'onda elettromagnetica, e l'abbiamo chiamata I, che era uno, il valore medio, quindi è 1 su t per l'integrale tra 0 e t del nostro vettore di Poynting, che è lungo l'asse x, quindi la componente x del nostro vettore di Poynting, integrata nel tempo. E abbiamo trovato che questa intensità per un'onda elettromagnetica è uguale a epsilon con 0 per c, per E0 quadro diviso il valore medio di un sen quadro che è un mezzo. Quindi l'intensità di un'onda elettromagnetica, appunto, è data da questa qui. Va bene. Poi vi ho detto anche che le stesse equazioni si possono scrivere in funzione di un potenziale potenziale vettore, quindi tutto può anche essere descritto con, pardon, il potenziale vettore scegliendo la gauge divergenza di A uguale a 0 e il potenziale scalare uguale a 0 proprio. In particolare quello che si è visto è che si ottengono l'equazione delle onde per la componente x, anche in questo caso del nostro, pardon, non x, y,
il nostro potenziale vettore. E che quindi anche qui otteniamo un potenziale vettore, quindi l'onda può essere descritta tramite AY che è uguale a un A con 0 seno KX meno omega t. Anche questa, diciamo, è il nostro potenziale vettore dalla quale si può ricavare che il campo elettrico è Y uguale a me, la derivata di AY rispetto al tempo, mentre il campo magnetico BZ era uguale alla derivata di AY rispetto alla coordinata X. Avevamo visto questo. E che quindi un'unica equazione delle onde del potenziale vettore permette di descrivere sia il campo elettrico sia il campo magnetico. Bene. Allora, fin qui abbiamo discusso onde piane e adesso andiamo a vedere come andare avanti. Adesso, se arrivati qui qualcuno avesse qualche domanda, se ha qualche dubbio su queste onde piane che abbiamo descritto. Se avete delle domande, interrompetemi senza alcun problema. Allora, andiamo avanti. Oltre, diciamo, alle onde piane, che sono un caso molto particolare, diciamo, di un'onda elettromagnetica, è un caso molto particolare dove ci sono questi piani di onda dove il campo elettrico e magnetico non dipendono dalla coordinata ortogonale a quella di propagazione. Allora, c'è un'altra classe di onde che sono molto importanti, che sono le onde sferiche. E questo lo trattiamo brevemente. Allora, quindi c'è una seconda classe di onde, che sono le onde sferiche. Un'onda sferica, cioè, significa che avete una sorgente di onde elettromagnetiche a simmetria sferica, quindi una sorgente isotropo di onde elettromagnetiche, e che queste onde elettromagnetiche sostanzialmente sono radiali, sono delle onde che si propagano nella direzione radiale. Il vettore di Poynting è un vettore che è radiale rispetto a un centro. Quindi abbiamo onde sferiche sono generate da quindi una sorgente isotropa con onde che si propagano radialmente rispetto ad un centro. Allora, un esempio è il Sole. Il Sole è una sorgente luminosa, sorgente è una sfera, quindi avete delle onde elettromagnetiche che arrivano dal Sole, ma che queste stanno, diciamo, il Sole emette di fatto onde elettromagnetiche in tutte le direzioni con le stesse intensità. Adesso, senza fare le cose troppo complicate, ma diciamo così, se noi adesso ne discuteremo. Allora, trattiamo per il momento l'ampiezza del campo elettrico. E vi sarà chiaro perché vi dico questo fra un attimo.
Trattiamo per un momento solo l'ampiezza del campo elettrico. Dopodiché sappiamo che nelle onde elettromagnetiche il campo magnetico è legato in tutto e per tutto a questo campo elettrico. Quindi, trattando il campo elettrico, noi stiamo trattando completamente la nostra onda elettromagnetica. Allora, abbiamo visto che nel caso delle onde piane, avevamo che il campo elettrico soddisfava l'equazione delle onde piane, cioè un'onda che si propaga lungo l'asse x e che quindi la sua derivata seconda rispetto a x quadro meno 1 su c quadro d2e rispetto a dt quadro è uguale a 0. Allora, questa volta, se vogliamo trattare le onde sferiche, dobbiamo andare in tre dimensioni. Allora, in tre dimensioni, l'equazione delle onde si scrive, e forse l'avevamo anche già scritto l'altra volta, che nabla quadro del campo elettrico meno 1 su c quadro, derivata seconda di questo campo elettrico rispetto al tempo al quadrato, è uguale a zero. Quindi non abbiamo solo il Laplaciano dove comprende solo la derivata rispetto a x, che ci dà di fatto la derivata seconda rispetto alla direzione x, che era il caso delle onde piane. Qui abbiamo anche le derivate rispetto a y e rispetto a z. Allora, tratta per le onde sferiche dobbiamo andare in un sistema di coordinate sferiche. Quindi c'è una distanza r, c'è un angolo θ e c'è un angolo φ. Cioè queste coordinate sferiche, se ricordate, un vettore qualsiasi nello spazio avrà una sua, diciamo così, avrà una sua distanza da un centro determinato r per un vettore che è diretto radialmente rispetto al centro, chiamiamo, non so come lo chiamate, U con r forse, non lo so, più avete una componente, come lo possiamo scrivere? Questo R, non so come scriverlo, R teta, R, questo non è molto chiaro come lo sto scrivendo, quindi cancelliamo. Diciamo che R ha una componente radiale, poi e due componenti angolari. Allora, in particolare, se uno volesse dare un disegno velocemente, possiamo fare così. Queste sono le nostre solite coordinate x, y, z. Quindi, per esempio, questa è x, questa è y, questa è z. E abbiamo un punto R nello spazio P. Allora, nelle coordinate sferiche, questo dovreste già saperlo, questo vettore qui, che dall'origine va al nostro punto P, avrà non solo la sua lunghezza R, adesso qui facciamo la proiezione di questo vettore R sul piano, che può essere per esempio qui, quindi avrà, questa è la sua proiezione sul piano XY. Allora, questo vettore avrà una sua distanza R come distanza dall'origine, questa è l'origine O. Poi avrà un angolo che di solito rispetto all'angolo polare, che è l'angolo teta. Dopodiché avete che questa proiezione di P nel piano XY avrà un angolo a sua volta che viene chiamato φ. Quindi sono queste tre, c'è cioè la distanza R, c'è cioè l'angolo di apertura rispetto all'asse polare che tipicamente è considerato l'asse Z,
poi c'è l'angolo φ che ci dice come è posizionato questo punto intorno all'asse z. Allora, per le onde sferiche, la nostra funzione non dipenderà né da teta né da phi. Eh? Quindi il campo elettrico non dipende da teta né da phi, quindi solo dalla distanza r. Allora, in questa situazione qua, quindi in caso diciamo di isotropia, dell'emissione dell'onda elettromagnetica, perdono, okay. Allora risulta quindi che il nostro laplaciano del campo elettrico si può scrivere in un modo ragionevolmente semplice, eh? Si può scrivere in questa forma qua, diventa 1 su r per la derivata seconda rispetto a r al quadrato di che cosa? R volta il campo elettrico. Quindi il nostro laplaciano, nel caso di una simmetria sferica, dove diciamo, il campo elettrico non dipende né da teta né da phi, quindi le sue derivate sono nulle, ci rimane solo il termine radiale. Il termine radiale si può scrivere in questa forma qua. Quindi l'equazione delle onde si può scrivere in questa forma 1 su r per la derivata seconda rispetto a r al quadrato di r volte e, non vettore, stiamo parlando solo dell'ampiezza, scusate, meno 1 su c quadro per la derivata seconda di e rispetto al tempo al quadrato uguale a 0. Ora, scritta così, è un po' bruttina, è un po' bruttina. Allora, quello che si può fare è che si può moltiplicare tutte le equazioni per r, assumendo che noi non siamo nell'origine, siamo fuori dall'origine, quindi r è diversa da 0. Quindi per r diversa da 0 possiamo moltiplicare per r. E che cosa otteniamo? E questa è la cosa interessante. Otteniamo che cosa? Che la derivata seconda dell'ampiezza del campo elettrico rispetto a r al quadrato meno, scusate, r volte una parentesi, meno 1 su c quadro, la derivata rispetto al tempo al quadrato di r per e, questo è uguale a 0. Abbiamo moltiplicato tutto per r. Adesso, siccome r non dipende, è una variabile indipendente, non, diciamo, questa derivata temporale non agisce su r, agisce solo sul nostro campo elettrico, allora può entrare dentro la derivata. Allora vedete che a questo punto l'equazione assomiglia in tutto e per tutto ad un'equazione unidimensionale come l'equazione delle onde piane. Quindi diventa un problema unidimensionale. Diventa un problema unidimensionale dove, anziché, come abbiamo visto prima nelle onde piane, la direzione di propagazione fosse l'asse x, qui la direzione di propagazione è r. E diciamo, se noi chiamiamo f di r meno c per t, chiamiamo questo come r per e questo e sarà anche s uguale r meno c per t, allora vedete che abbiamo un'equazione che ci dice che la derivata seconda di f rispetto a r al quadrato meno 1 su c quadro per la derivata seconda di f rispetto al tempo al quadrato è uguale a 0. Quindi abbiamo un'equazione delle onde piane. Formalmente uguale
a quello, è un'equazione onde piana, onde, equazione unodimensionale, uguale a quella delle onde piane. E questa sappiamo già la soluzione, ve l'ho già scritto, è una F uguale di R meno CT, e che quindi immediatamente noi sappiamo come scrivere il nostro campo elettrico, perché questo sarà altro che F di R meno CT diviso R, e questa è la nostra soluzione. Quindi sappiamo che il campo elettrico, nel caso di una piana emessa da una sorgente isotopa a simmetria sferica, il campo elettrico dovrà dipendere come 1 su R, andando, diciamo, nella direzione di propagazione, e avrà ancora una dipendenza, come al solito, di un'onda che è F meno R meno CT, F di R meno CT. Quindi, per esempio, possiamo avere un'onda dove il campo elettrico R meno CT sarà uguale e con zero, come abbiamo visto prima, diviso R per seno. E stavolta abbiamo KR meno omega T. Qui la particolarità rispetto alle onde piane è che l'onda piana si propaga senza che la sua ampiezza cambi durante la propagazione, rimane sempre un'ampiezza uguale, mentre nelle onde sferiche avete un'ampiezza che diminuisce come 1 sulla distanza, quindi diciamo, l'ampiezza del campo va come 1 su R. E questo è un fattore importante e lo vedremo più avanti quando noi cercheremo di capire come emettere un'onda elettromagnetica. Vedremo che durante l'emissione di un'onda elettromagnetica noi andremo a cercare proprio un campo che diminuisce come 1 su R. E questo adesso vi spiego perché, si capisce facilmente. Allora, questa proprietà delle onde che vengono emesse da una sorgente a simmetrie sferiche è importante per il seguente motivo. Ora, noi sappiamo, e ve l'ho detto, non l'ho dimostrato, ma è così, sappiamo che in generale B è uguale semplicemente il campo elettrico diviso la velocità della luce. E che quindi B possiamo scrivere anche lui come E0 diviso R, e poi abbiamo il C, per seno di KR meno omega T. Ecco, quindi abbiamo entrambi, campi elettrici e campo magnetico, le loro ampiezza. Nelle onde elettromagnetiche emesse da una sorgente isotropa, se voi andate lontani dalla vostra sorgente, di nuovo avrete che il campo elettrico è ortogonale al campo magnetico, ma questo ha bisogno di un attimino un commento e lo faremo più avanti. Guardiamo solo le ampiezze dei campi per il momento. Allora, l'ampiezza dei campi, abbiamo questa solita relazione che B uguale E su C. Allora, in questa situazione dove abbiamo entrambi i campi che diminuiscono come la distanza, 1 su R, se voi andate a calcolare il vostro vettore di Poynting, il vostro vettore di Poynting sarà uguale a epsilon con 0 per la velocità della luce, e poi avremo E quadro, se vogliamo E0, mettiamo E quadro diviso. Che cosa? Poi avremo diviso epsilon 0 C e quadro, questo qui non devo dividere per niente, no, sì che devo dividere e quadro, e poi cosa mi rimane sotto? Qui sto finendo la pagina, comunque riesco a scriverlo, e poi abbiamo il quadrato della distanza R. Quindi questa qui è proporzionale alla distanza dalla sorgente al quadrato, ed è questo il punto importante. Perché è importante questo? La dipendenza di S, qui mi manca un versore, scusate.
Dipendenza da, di S da 1 su R quadro implica che le onde si propagano all'infinito. Adesso come si fa a capire questo? Si propagano all'infinito, come mai? Beh, se voi calcolate il flusso di S attraverso una superficie chiusa, vedete per esempio una sfera centrata nell'origine. Che cosa avremo? Che la potenza P, che è uguale quindi al flusso del vettore di Poynting attraverso una sfera, che cosa sarà uguale? Questo sarà uguale al nostro vettore di Poynting per la superficie 4π greco R quadro. Ricordate che una sorgente a simmetria sferica emette delle onde elettromagnetiche rispetto a un centro e presa una sfera qualsiasi centrata in R uguale a zero, il nostro vettore di Poynting avrà lo stesso valore su qualsiasi punto della sfera, per questo che il flusso totale si può scrivere in questa forma molto semplice, semplicemente il vettore di Poynting S che moltiplica 4π greco e poi R quadro. Allora, sostituiamo, quindi P sarà uguale 4π greco R quadrato e poi mettiamo il nostro vettore di Poynting, epsilon con 0, C e quadro, diviso R quadro e chiaramente i due R quadri si semplificano e otteniamo quindi 4π greco epsilon con 0 C e quadro la potenza istantanea e se voi fate la potenza media un periodo otteniamo che per esempio la potenza mediata su un periodo sarà uguale a 4 pi greco epsilon con 0 c e poi avremo e 0 quadro e poi diviso 2 e se guardate tutti questi termini moltiplicati fra di loro di fatto sono delle costanti quindi abbiamo che il flusso del nostro vettore di Poynting attraverso una sfera centrata nell'origine del nostro sistema di coordinate fa sì che qualsiasi sia le dimensioni di questa sfera, l'energia totale, la potenza totale, scusate, che attraversa questa sfera in toto, tutta la sfera, rimane una costante. Questo significa che avete dell'energia che si propaga all'infinito, non c'è assorbimento di queste onde elettromagnetiche. Queste onde vengono emesse e queste si propagheranno per sempre, verso l'infinito. E qualsiasi sia la dimensione della vostra sfera che comprende la sorgente, il flusso totale della potenza attraverso questa sfera sarà sempre uguale, eh? Quindi durante la propagazione non si perde energia, non c'è assorbimento. Quindi non c'è assorbimento. Questa è la proprietà, diciamo, base che uno va a cercare nelle onde elettromagnetiche. Uno, quando diciamo vuole capire, lo faremo fra un po', quando uno vuole capire come emettere, generare un'onda elettromagnetica, deve di fatto andare a cercare un campo elettrico e un campo magnetico che dipendono come 1 su R. Per esempio, un campo generato da una carica stazionaria che va come 1 su R quadro. Vediamo la domanda.
Nel vuoto, in questo momento nel vuoto, ovviamente. In realtà, diciamo, se vuoi, sì, diciamo così, rispondo sì, nel vuoto. Ci sono dei mezzi che sono trasparenti, che assorbono molto poco, ma alla fine, prima o poi, qualche cosa viene assorbito sempre. Quindi in vuoto, però, diciamo, non c'è assorbimento. Noi stiamo fino adesso abbiamo parlato solo delle propagazioni in vuoto. Tant'è vero che, diciamo, oggi si osserva radiazione elettromagnetica che arriva, diciamo, dai confini del nostro universo, eh? Vediamo delle stelle, dei quasar, che hanno delle distanze che sono praticamente al bordo dell'universo che conosciamo noi, eh? Quindi queste onde veramente si propagano senza mai essere assorbite. Allora, quindi fatemi scrivere qua. In vuoto, esplicitiamo. Non c'è assorbimento. Non c'è assorbimento. Ok. Allora, giusto per così, per fare un esempio, invece di sempre stare qui a fare teoria, possiamo a questo punto ricavarci qual è la potenza totale emessa dal Sole. Facciamo questo esempio qua. Per esempio, determinare la potenza emessa dal Sole in onde elettromagnetiche. Adesso scrivo in onde elettromagnetiche perché sappiamo che il Sole emette anche neutrini, eventi solari, altre cose, ma noi andiamo a guardare le onde elettromagnetiche. Allora, non potevamo darlo per scontato, essendo nel vuoto, perché non è ovvio che niente assorbe. Beh, stavo dicendo un attimo fa, diciamo, il campo elettrico generato da una carica puntiforme decresce come 1 su R quadro, no? Decresce come 1 su R quadro. E se avete, adesso lo faremo fra un attimino, diciamo, da sola, diciamo, sappiamo che la legge di Gauss vi dice che il flusso di questo campo elettrico attraverso una superficie chiusa vi dà la carica totale, tant'è vero che, diciamo, calcolando il flusso del campo elettrico ottenete anche lì una costante, perché E dipende come 1 su R quadro, e va bene. Però non c'è un campo magnetico, B uguale a 0 per una carica ferma, eh? B uguale a 0 per una carica ferma, e che quindi, diciamo, non c'è potenza emessa. C'è un campo elettrico, ma non c'è potenza emessa. Tu dici che è ovvio, non lo so se è proprio ovvio. Tu dici che è ovvio. A me non mi pare ovvio, non so cosa dire. Risulta così, diciamo, classicamente, allora, se classicamente, diciamo, il vuoto, come si pensava una volta, era l'assenza di qualsiasi, di tutto, l'assenza di tutto, eh? Non lo so se uno poteva immaginarsi che ci potesse essere un assorbimento, perché... se per te è ovvio, va bene, per me non è ovvio. Comunque deriva direttamente dall'equazione di Max, d'accordo? No, non si può dare per scontato, bisogna ricavare queste cose, queste proprietà, per esempio nella materia, perché nella materia c'è assorbimento, e adesso purtroppo noi non potremo farlo. Questo
trattamento, ma di fatto c'è, nella materia c'è assorbimento. Oggi sappiamo che il vuoto oggi non è l'assenza di tutto, il vuoto ha molte proprietà che assomigliano a un mezzo, il vuoto è un mezzo dinamico. Se voi andrete a fare la teoria dell'elettrodinamica quantistica, e forse lo farete più avanti, per chi va avanti negli studi, l'elettrodinamica quantistica vi dice che il vuoto non è l'assenza di tutto, il vuoto è un elemento dinamico, è un elemento dinamico che fluttua. Se volete, alla fine del corso, se avete voglia, vi posso anche raccontare due cosette sul vuoto elettrodinamico. Però no, non è l'assenza, non c'è, il vuoto c'è. Ci sono dei campi, elettroni, quark, qualsiasi cosa che volete, che fluttuano nel vuoto. E non è ovvio che il vuoto non potesse in qualche modo assorbire un pochettino le onde elettromagnetiche. Questo non è detto per niente. Classicamente, forse. Va bene, dai. Comunque, esempio. Ah sì, stavo parlando dell'esempio del sole. Allora, il sole emette onde elettromagnetiche, emette anche neutrini in grandissime quantità, però andiamo a vedere emissione dell'onda elettromagnetica da parte del Sole. E vogliamo andare a determinare, misurando la potenza che ci arriva sulla Terra per unità di superficie, che quindi è il vettore di Poynting a una certa distanza, che è la distanza Terra-Sole, vogliamo andare a determinare qual è la potenza totale emessa dal Sole. Allora, sulla Terra, abbiamo visto che il vettore di Poynting, o l'intensità, vediamo l'intensità, delle onde elettromagnetiche, ho finito la pagina. I è dell'ordine di 1 kilowatt per metro quadrato. Questo l'avevamo già detto l'altra volta. C'è circa 1 kilowatt per metro quadrato. Ovviamente dipenderà dalla latitudine, ma diciamo che è circa 1 kilowatt per metro quadrato. A questo punto, noi conoscendo che la distanza Terra-Sole è uguale a 150 milioni di chilometri circa, possiamo a questo punto determinare la potenza totale contenuta all'interno, emessa dal Sole all'interno di una sfera contenuta di raggio pari alla distanza Terra-Sole. Quindi noi possiamo scrivere che questa potenza del Sole, potenza media del Sole, sarà uguale a 4 pi greco per la distanza Terra-Sole al quadrato che moltiplica questa nostra intensità sulla Terra. Allora, se voi andate a fare questo conto, mettendo ovviamente le unità corrette e così via, quello che trovate è che questo sarà uguale, quindi a 4 pi greco, poi avrete la distanza Terra-Sole, dovete fare 1,5 per 10, allora qui è da 8 chilometri, 1,5 10 la 8 chilometri, però in metri vuol dire 10 la 11, questo al quadrato, e poi dovete moltiplicare per 10 alla 3, che è la potenza dell'intensità delle onde che arrivano sulla Terra. E se fate il conto, risulta che questo è uguale a 3 per 10 alla 26 watt. Questa è la potenza emessa.
La potenza emessa in onda elettromagnetica da parte del Sole. Una potenza notevole, eh? 10 alla 26 è un numero difficile da immaginare, eh? E che comunque, diciamo, non sono, è una stella normale, ci sono degli eventi nell'universo che hanno delle potenze enormemente più grandi, eh? Però, diciamo, già questa è la potenza totale emessa dal Sole. Semplicemente ricavando dalla potenza, dall'intensità della radiazione che arriva sulla Terra e conoscendo la distanza Terra-Sole e assumendo che la Terra emetta in maniera isotropa, possiamo determinare la potenza emessa dal Sole. Bene. Adesso vi voglio fare un altro esempio, eh? Questo per farvi un po', diciamo, di, come dire, non dico di sicurezza, però di farvi attenzione, di darvi un po' di attenzione. Perché oggigiorno, diciamo, in giro per le strade, l'ho comprato uno anche io, diciamo, ci sono dei laserini che uno può comprare in strada, anzi, adesso non so se c'è ancora, ma diciamo tempo fa in via San Romano c'era un negozio che emetteva dalla sua finestra tutta una serie di raggi laser che illuminavano la strada. Bene? Adesso volevo farvi capire che questo non è una cosa molto intelligente. Volevo farvi capire. Allora, andiamo a vedere qual è l'intensità che viene emesso da un laserino. È un laserino, per esempio, di quelli piccolissimi, voi poi si trovano per strada dai pakistani dei laser molto più potenti. Però andiamo a vedere qual è l'intensità. Qual è l'intensità di un laserino che emette una potenza di 5 milliwatt, insomma, è pochina, eh? È una potenza piccola, 5 milliwatt, uno dice cosa volete che faccia questa roba qui? Non succede niente. Allora, andiamo a calcolarne l'intensità. Ora, noi sappiamo che il raggio del fascio, R piccolo, e mettiamo L che indica il raggio del laser, è dell'ordine di mezzo millimetro. Può essere anche più piccolo, anzi parecchio più piccolo può essere. Però supponiamo che sia mezzo millimetro. Se è mezzo millimetro, noi possiamo andare a calcolarci qual è la potenza di questo laserino, semplicemente prendendo la potenza, che sono questi 5 per 10 alla meno 3 watt, e dividendola per la superficie, assumendo che la potenza sia distribuita uniformemente sul raggio, la superficie circolare del nostro fascio laser. Ok, quindi dobbiamo dividere per la superficie, che sarà quindi pi greco, per il raggio del laser al quadrato. Adesso non è così, un fascio laser è un po' più intenso al centro e poi diminuisce spostandosi radialmente, eh? Anzi, diciamo l'intensità di un laser nella sua sezione è una gaussiana, eh? Di fatto è una gaussiana. Però, diciamo, supponiamo che sia all'incirca uniforme su un raggio pari al raggio del nostro laserino. Allora, se voi fate pi greco RL al quadrato, vi viene che questo fa 5 10 alla meno 3 nella potenza del laser, dividete per l'area in metri quadri, che viene 8 per 10 alla meno 7 metri quadri, e questa potenza vi viene 6 kW sul metro quadrato. Ecco, questa è una intensità, quindi è la potenza per una unità di superficie, che è 6 volte più intensa di quella del Sole. Adesso già guardare direttamente in faccia il Sole, se voi cercate di guardare il Sole, vi dà fastidio. Fastidio, però se lo guarda troppo tempo, poi non so se
forse danno no, però diciamo sicuramente dà molto fastidio. Adesso un laserino di questi qui da 5 mW, che sono i tipici puntatori che si usano anche nelle presentazioni, 5 mW, diciamo, ha già un'intensità che è maggiore di quella del sole. Quindi quando voi andate in giro a trovare queste persone che vanno e giocano con questi laserini da centinaia di milliwatt che si possono comprare, dai pakistani, sono degli oggetti con cui bisogna stare veramente attenti. Si rischia di bruciare l'occhio, eh? Bruciare l'occhio, anche perché l'occhio poi che fa? L'occhio, che ha una lente davanti, focalizza questo raggio laser e lo focalizza sulla retina e lo focalizza su delle dimensioni di pochi micron. Quindi sulla superficie della retina diventa una potenza per unità di superficie. Quindi un'intensità altissima, eh? Quindi bisogna stare veramente attenti con i laserini. Quindi attenzione. No, ve lo dico questo perché veramente si vedono dei imbecilli in giro che giocano con questi laser come se fossero così, fossero innocui, invece no, bisogna stare attenti. Allora, fatta questa parentesi, la paternale. Però adesso vado avanti. Siccome ci lavoro con il laser, bisogna stare attenti. Eh? Allora, l'ultima proprietà che volevo discutere con voi prima di fare un attimino una pausa è il seguente fatto. Un'onda elettromagnetica. Quindi qui possiamo chiudere questi esempi. Allora, un'onda elettromagnetica è composta da un campo elettrico e un campo magnetico. Ora, noi abbiamo visto che la presenza di un campo elettrico e un campo magnetico implica una densità di energia. Quindi nello spazio, eh? Che poi questa densità che si propaga, eh? È una densità che si propaga. Allora andiamo a vedere questa densità di energia, come si suddivide fra il campo elettrico e il campo magnetico. Allora, vediamo come questa densità di energie si suddivide fra U con E e U con M. Ricordate le due densità di energia, quella elettrica e quella magnetica. Allora scriviamocela, per esempio. U con E sappiamo essere uguale a epsilon con 0 E quadro diviso 2. Questa è la nostra densità di energia. Bene. Ora sappiamo che per le onde, al posto di E quadro, noi ci possiamo mettere B quadro diviso, scusate, ci possiamo mettere B quadro per C quadro. Ricordate la relazione fra il campo elettrico e il campo magnetico in un'onda elettromagnetica è che appunto B è uguale E diviso C. Allora vedete che questo lo possiamo quindi riscriverlo in che modo? Epsilon con 0 diviso 2, poi avremo B quadro e poi al posto di C quadro possiamo mettere qua sotto epsilon con 0, mu con 0. Adesso i due epsilon con 0 vanno via e qui quindi si trova che cosa? Che la densità di energia in un'onda elettromagnetica per il campo elettrico e per il campo magnetico sono uguali, cioè in un'onda elettromagnetica l'energia si suddivide metà per metà fra il campo elettrico e il campo magnetico, eh? Una densità di energia
si divide metà metà. Tra U con E e U con I. Quindi abbiamo che la metà dell'energia è nel campo elettrico e l'altra metà nel campo magnetico. Adesso il fatto che abbiamo visto, forse l'altra volta, che per esempio il campo elettrico della luce che arriva dal sole sono circa 600 volt sul metro e che il campo magnetico invece era qualche 10 a meno 6, non mi ricordo il numero, forse 2, non mi ricordo, qualche 10 a meno 6 Tesla. Questi numeri in sé sono molto diversi, ma il fatto che siano molto diversi è semplicemente perché le unità di misura, che sono quelle internazionali, fanno sì che, diciamo, questi valori siano diversi. Però di fatto l'energia contenuta nel campo elettrico e nel campo magnetico, in onda elettromagnetica, l'energia è suddivisa metà metà fra il campo elettrico e il campo magnetico. Bene, allora, adesso sono le 11:42. Allora, io mi fermerei qui un attimino. Se io rimango qua, se avete delle domande, fate pure. E dopodiché andremo a discutere di un'altra proprietà ancora delle onde elettromagnetiche. Quindi abbiamo visto le onde piane e abbiamo visto l'onda sferica. Adesso l'onda piana che rende tutto, fatemi dire quest'ultima cosa. L'onda piana che diciamo rende l'idea di un'onda che si propaga senza che il suo campo elettrico o magnetico diminuisca durante la propagazione. E che l'onda piana, se ricordate, è un'onda dove nella direzione ortogonale alla direzione di propagazione il campo elettrico e il campo magnetico sono costanti. Adesso, avendo visto un attimo fa, ricordando appunto che il campo magnetico implica una densità di energia, un'onda piana infinito. Nessuno vi ha detto quanto è limitato il piano, perché si è detto che il campo elettrico non dipende né da Y né da Z in un'onda piana. Quindi anche se voi andate infinitamente lontana lungo l'asse Y o Z, avrete comunque un campo elettrico e un campo magnetico. Allora, questo implica che un'onda piana ha un'energia infinita. Voi potreste integrare su una superficie perpendicolare alla direzione di propagazione, una superficie grande quanto volete, avrete sempre un vettore di Poynting diverso da zero. Questo fa sì che un'onda piana di fatto non è un'onda fisica. Fisicamente l'onda piana non esiste. Non esiste perché implicherebbe un'energia infinita. È un esempio matematico per tenere tutto semplice, ma di fatto è un'approssimazione che non esiste. Non esiste. Non esiste perché implicherebbe un'onda con un'energia infinita. Invece l'onda sferica è un po' più realistica, diciamo così. Se voi andate molto lontani dalla sorgente, come noi siamo lontani dal Sole, di fatto l'onda elettromagnetica che arriva dal Sole ha un raggio di curvatura che è 150 milioni di chilometri, quindi dal punto di vista nostro noi la vediamo come un'onda piana, ma di fatto è una sfera enorme. L'onda piana è un po' un'approssimazione. Così, per fare facilmente i conti, ecco, tutto qua. Va bene, allora io riprenderei, sono i 3/4, quindi riprenderei fra 10 minuti, quindi facciamo alle 55. Comunque sono qui, se avete domande.
Fammi leggere qua. Allora, Lorenzo chiede, prof, a me l'onda sferica mi fa pensare che dovrebbe essere longitudinale e non trasversale, cioè non capisco, riesco a visualizzare come oscillano i campi. Bene, questo è un problema, d'accordo? Perché, diciamo, adesso lo vedremo fra poco, un'onda elettromagnetica emessa da una... Scusate, è saltata la rete, non so perché. Finisco di rispondere. Ma qui è andata via. Allora, ho letto la... Qui non vedo più la seconda domanda. Comunque, finisco della prima domanda. Quindi, la prima domanda, appunto, è questa, che una sorgente isotopa di onde elettromagnetiche, di fatto, è composta da tante sorgentine piccole non isotope. E che ognuna di queste sorgentine non isotrope ha un campo elettrico e un campo magnetico che definiscono le loro direzioni. E questo lo vedremo quando discuteremo l'emissione di. Ecco, bravo, grazie. Quando discuteremo l'emissione di una carica da una carica elettrica che emette appunto onde elettromagnetiche. Rimane il fatto che presa un'onda elettromagnetica che arriva dal Sole, per esempio, che di fatto è una sovrapposizione di tante onde elettromagnetiche emesse da tutte le cariche che oscillano all'interno del Sole. Però presa le onde elettromagnetiche, diciamo, il campo elettrico è ortogonale alla direzione di propagazione e il campo magnetico è ortogonale a questo campo elettrico. Per esempio, se voi prendete gli occhiali polaroidi, un occhiale polaroide di fatto cosa fa? Fa passare solo una direzione del campo elettrico, ma di questo ne parleremo più avanti. Comunque è una domanda giusta questa. Una sorgente isotropa di onda elettromagnetica singola, elementare, non esiste. Per avere una sorgente isotropa bisogna avere tante sorgenti, ciascuna delle quali non è isotropa. E questo lo vedremo fra un pochettino. Spero che questo risponda alla domanda quando parleremo dell'emissione
una carica che oscilla, e questo lo vedrete chiaramente. Come tante onde piane. No, l'onda piana lasciala perdere. L'onda piana, come dicevo un attimo fa, l'onda piana è un esempio matematico. Quello che si ha è che, diciamo, l'onda, se volete ve lo dico a parole, poi lo vedremo la prossima volta. Un'onda emessa da una singola carica non solo dipende come 1 su R, la sua ampiezza rispetto alla distanza dalla carica che sta emettendo l'onda elettromagnetica, ma dipende anche dall'angolo di osservazione rispetto alla direzione dell'accelerazione. Perché per emettere, adesso sto anticipando qualche cosa, ma diciamo per emettere delle onde elettromagnetiche bisogna accelerare una carica elettrica. Se voi accelerate una carica elettrica avrete un'emissione di onde elettromagnetiche. La direzione di questa accelerazione, se voi considerate questa direzione come l'asse polare, allora vedete che l'emissione di onde elettromagnetiche è prevalentemente nella direzione ortogonale all'accelerazione. Ortogonale all'accelerazione. E, diciamo, quindi dipende dall'angolo di osservazione rispetto all'accelerazione. Ed è comunque un'onda sferica, nel senso che è sferica ma non isotropa. È sferica nel senso che ha una struttura a sfera. Quindi se voi prendete una sfera, avrete che, fissata a una certa distanza, la sua ampiezza diminuisce come 1 su R, però dipende anche dall'angolo teta, dall'angolo teta, e questo lo vedremo. Però è una sfera come struttura, è una sfera come struttura. Comunque questo lo vedremo la prossima volta, non credo che oggi ci arriviamo, no? Prossima volta. La seconda domanda. Vorrei specificare la domanda sul vuoto. Intendevo chiederle se il risultato che nel vuoto non si dissipa energia era un risultato atteso nel senso comune e poi dimostrato matematicamente, oppure se prima della dimostrazione non si aspettava che la potenza fosse costante. In tal caso, perché non lo si aspettava? Allora, tu. Allora, diciamo così, oggi per noi è tutto molto banale perché la luce è un'onda elettromagnetica, le onde radio sono onde elettromagnetiche, i raggi gamma, raggi X, tutte sono onde elettromagnetiche. Ma diciamo, quando Maxwell scrisse le sue equazioni di Maxwell, non era per niente chiaro che la luce fosse un'onda elettromagnetica, ma per niente. Quindi la luce che arrivava dal sole, dalle stelle, non era per niente chiaro. E non era nemmeno per niente chiaro che, diciamo, si potessero emettere onde elettromagnetiche usando delle cariche e delle correnti. Questo non si sapeva. Diciamo, il fatto che dall'equazione di Maxwell risultano delle equazioni delle onde fa pensare che ci potrebbero essere delle soluzioni di onde elettromagnetiche come soluzione dell'equazione di Maxwell. Però poi, diciamo, l'effettiva dimostrazione dell'emissione di onde elettromagnetiche l'ha fatta Hertz, no? Quella ha dimostrato per la prima volta che si potessero effettivamente generare delle onde elettromagnetiche. Che poi la luce fosse un'onda elettromagnetica è difficile capirlo. Ne discuteremo più avanti quando parleremo di interferenza. Diciamo, l'unico appiglio che c'era fra l'onda elettromagnetica e la luce era il fatto che entrambi viaggiavano alla velocità della luce C, quella che sappiamo oggi, chiamata oggi la velocità della luce, ma di fatto quel C, 1 su radice epsilon 0 mu con 0, sembrava essere lo stesso. Quindi non so che poi l'onda non venisse assorbita dal vuoto, questo. Non so, no, secondo me non è scontato per niente, non è scontato per niente. Vi faccio un esempio, un altro esempio. La gente, parliamo delle onde gravitazionali, perché diciamo, io ho iniziato i miei studi prima che le onde gravitazionali fossero scoperte.
Anzi, diciamo, io quando ero studente a Pisa mi ricordo che stava nascendo Virgo, il professor Giazzotto stava iniziando a capire come fare questo interferometro per fare appunto un rivelatore di onde gravitazionali. E mi ricordo che, diciamo, negli anni ci sono stati tanti esperimenti che hanno cercato queste onde gravitazionali e tutte le volte i teorici, partendo dalla relatività generale, prevedevano in qualche modo una certa ampiezza emessa da qualche processo cosmologico. Costruivano un esperimento che l'avrebbero dovuto vedere e non si vedevano mai queste onde gravitazionali. E per tanti anni c'erano una serie di fisici che studiavano la relatività generale che pensavano che forse, pensavano, che forse queste onde gravitazionali per qualche strano motivo venivano assorbite, cioè venivano emesse. Questo sapevamo che erano emesse perché c'era la binaria di Taylor e non mi ricordo quell'altro, che vedeva, si vedevano benissimo che in questa binaria di stelle che giravano uno intorno all'altro veniva emessa dell'energia, perché il periodo cambiava di rotazione fra queste due stelle. E che quindi c'era una potenza emessa per onde gravitazionali. Ma perché non si vedevano queste onde gravitazionali e non si capiva? E molti pensavano che queste onde venissero assorbite in qualche modo, venissero assorbite durante la loro propagazione. Poi finalmente, alcuni anni fa, appunto, LIGO per primo ha scoperto che effettivamente le onde ci sono, queste onde gravitazionali ci sono, e che quindi tutto si è messo a posto. Ma non, finché tu non osservi un oggetto, non è mai scontato. La fisica si basa su questo, se no non faremo gli esperimenti. Non so se questo aiuta un pochettino. Oggi è tutto, molte cose sono scontate sull'elettromagnetismo, però bisogna stare un po' attenti, bisogna stare un po' attenti. Alla fine bisogna sempre basarsi sugli esperimenti per verificare una teoria. Adesso la teoria ti dice questo, però poteva anche non essere corretta. Oggi diciamo, è corretta, anzi, l'elettromagnetismo descritto da Maxwell è corretto fino a un certo punto, perché poi l'elettrodinamica quantistica fa vedere che anche le equazioni di Maxwell hanno i suoi limiti. Non sono vere a tutti i livelli le equazioni di Maxwell, hanno dei piccoli errori, che anche sperimentalmente, diciamo, è molto difficile dimostrarlo, anzi, ci sono degli esperimenti che stanno cercando di, anzi, io ci lavoro proprio su questo. Che effettivamente le equazioni di Maxwell non sono completamente corrette, ci sono delle piccole deviazioni che sono difficili da osservare, dovute proprio all'effetto quantistico del vuoto. Quindi è tutto un problema, è tutto un problema, non è così scontato per niente. No? Non so se vuoi ne possiamo parlare. Io alla fine del corso mi piacerebbe raccontarvi un attimino quello che faccio e ve lo dirò, se rimane del tempo ve lo dirò. D'accordo. Prof, il K dell'area al denominatore della formula del calcolo di intensità del laser che moltiplica R quadro, cosa sarebbe il K? Dov'è il K? Il K dell'area al denominatore della formula del calcolo di intensità del laser. Aspetta, torniamo indietro. Ah, è un pi greco. Scusate, forse ho scritto male io. Aspetta, che ci guarda. Ah, sì, è un pi greco. Vabbè, adesso lo correggo, se no rimane questo fatto qua. Sì, è venuto male, è un pi greco questo. Questo è un pi greco. Così. Rappresenta la superficie del raggio laser, eh? La superficie del raggio laser. Ok, che ore sono? Mezzogiorno. Ok, allora possiamo ricominciare. Bene, allora, quindi, dove siamo rimasti? Siamo rimasti che, diciamo,
Dall'equazione di Max si ottengono l'equazione delle onde. Le onde, abbiamo visto, sono composte da un campo elettrico e un campo magnetico, sono ortogonali fra di loro e che quindi abbiamo un vettore di Poynting, un vettore di Poynting che rappresenta un trasporto di potenza. Bene. Allora, quello che vogliamo mostrare adesso è che non solo l'onda elettromagnetica trasporta della potenza, ma trasporta anche della quantità di moto, che insieme all'energia che viene trasportata, vi è anche una quantità di moto, cioè quando la luce che incide su una superficie viene assorbita, quindi voi depositate tutta la potenza su una certa superficie in un certo tempo, quindi depositate dell'energia su una superficie, questa qui ovviamente si scalderà un po', però di fatto viene anche scambiato della quantità di moto, che questa onda, quando viene assorbita, spinge, dà un impulso, sulla superficie. Allora, come si arriva a questo fatto? Come si arriva a questo fatto? Allora, facciamo un disegnino. Quindi quella che prima di tutto che vogliamo calcolare adesso è, diciamo così, che un'onda trasporta anche una quantità di moto, e questo vogliamo andare a vedere. E questo è questa che, vediamo così, è legata anch'esso al vettore di Poynting. Adesso vedremo in che modo. Allora, come si fa andare a discutere se un'onda porta una quantità di moto oppure no? Allora, quello che facciamo è che facciamo, allora scriviamolo qua, facciamo incidere facciamo incidere un'onda su una carica elettrica Q. E facciamo un disegnino. Facciamo incidere, chiaramente questa carica Q verrà investita da questo campo elettromagnetico e soprattutto il campo elettrico si metterà a far oscillare questa carica elettrica e vedrete che questo comporta che ci sia una quantità di moto che viene scambiata. Allora facciamo il disegnino. Noi sappiamo che, per esempio, abbiamo un'onda che si propaga nella direzione dell'asse X, per esempio, che è composta da un campo elettrico, per esempio verticalmente, e un campo magnetico nella direzione ortogonale. E supponiamo che quest'onda elettromagnetica che viaggia alla velocità della luce incida, questa è l'asse Y, questa è l'asse Z, qui abbiamo una carica Q, e supponiamo che questa onda incida su questa carica, e diciamo che la carica, questo lo aggiungiamo noi come informazione, si potrebbe anche tralasciare, ma rende un po' più semplice la comprensione. E noi diciamo che la carica Q è vincolata nel piano è vincolata nel piano YZ, quindi non si può spostare lungo l'asse X. Questa carica è bloccata e rimane confinata nel piano YZ. Allora andiamo a vedere che cosa succede quando questa onda elettromagnetica appunto incide su questa carica. Allora noi sappiamo che ci sarà una forza che agisce
sulla nostra carica Q. In particolare, questa forza viene semplicemente data da un termine elettrico e un termine magnetico. La nostra bella forza di Lorentz più la forza di Coulomb è data da questa espressione qua. E diciamo, ci conviene in questo momento riscrivere questa forza nelle sue componenti. Quindi nelle sue componenti. Cosa avremo? Avremo che la forza nella direzione x, se andate a vedere, allora il campo elettrico è diretto lungo y e quindi non ci sarà la forza elettrica nella direzione x. Invece, se calcolate il prodotto vettoriale v per b, essendo v una velocità che può essere solo nel piano yz, non può avere componente x, allora nel termine v vettore b, dove b è diretto lungo z, ci può essere una forza magnetica. E questa forza magnetica, se andate a scrivere i vari termini, risulta vyz. Quindi qvyz, questa è la nostra forza magnetica nella direzione x. Mentre nella direzione y avremo la forza elettrica, e questa è banale, e poi anche qui avremo un termine della forza vx per bz, dove vx bz ovviamente è nullo perché la nostra carica è vincolata, questo è nullo. Perché la carica è vincolata nel piano yz, quindi vx uguale a z, quindi tutto quel termine lì non c'è. Quel termine lì non c'è. Bene, allora noi siamo interessati a capire la quantità di moto. Allora, prima di discutere la quantità di moto, che ci permetterà poi di mettere in legame la quantità di moto con l'energia trasportata dall'onda che è descritta dal vettore di Poynting, ci possiamo andare a calcolare prima di tutto il lavoro. Calcoliamo il lavoro compiuto. Da questi campi. Allora, in particolare, il lavoro sul solito periodo, che cosa sarà? Il lavoro sul periodo sarà l'integrale f scalare di L, che però noi ce lo scriveremo su un periodo, ce lo scriveremo. Questo è un integrale sullo spostamento fatto in un periodo dell'onda, però adesso noi lo riscriviamo. Così mettiamo anche gli estremi di integrazione come v in dt, e questo noi facciamo un integrale su un periodo, da 0 a t. Questo è il nostro lavoro totale compiuto su un periodo, che è la potenza f scalare v, è la potenza fornita dalla forza f integrata su un periodo. Integrata su un periodo. Ora noi sappiamo che b non compie lavoro. B non compie lavori, che quindi questo lavoro compiuto, non si riesco a passare all'altra pagina, scusate, adesso. Il lavoro compiuto appunto dai campi quindi sarà dovuto solamente al termine dovuto al campo elettrico, quindi avremo Q per EY per la velocità lungo la direzione y, per il tempo dt. Questo è il nostro lavoro compiuto della nostra forza. La forza è legata al campo elettrico, secondo Q per EY, il campo magnetico non fa lavoro, quindi lasciamolo perdere. Però Q per EY compie del lavoro. Se c'è una forza principalmente lungo y, la velocità, il prodotto scalare,
fra il campo elettrico e la velocità ci dà EYVY, e che quindi il lavoro compiuto dalla nostra forza, appunto, è Q per EYVY integrato nel tempo. Allora, questo vuol dire che il lavoro compiuto dal campo elettrico dipende dal moto della carica. Allora, questo è un fatto importante notare questo, perché, per esempio, se la carica nel piano YZ soddisfasse semplicemente, adesso lo scriviamo, se non vedete niente, cerchiamo di andare un po' più in su, su. Mannaggia. La legge di Newton nella direzione Y, quindi avreste M dv y dt, sarebbe MA nella direzione Y, uguale alla forza che è Q per Y. Se nel piano YZ la nostra forza, il moto della carica fossero legati secondo questa legge di Newton che, diciamo, descrive il moto di una carica libera nel piano, non ci sono altre forze tranne quella del campo elettrico, e se, come nel nostro caso, e y fosse uguale a e con 0 seno di omega t, perché noi sappiamo che x uguale a 0, quindi non c'è la parte spaziale in questa onda, il campo elettrico è semplicemente un campo elettrico sinusoidale, allora quello che si trova risolvendo l'equazione di Newton, quella che ho appena scritto sopra, verrebbe fuori che la velocità non è altro che l'integrale, non è altro che l'integrale del campo elettrico, e verrebbe meno, e quindi avrete, per esempio, E con 0 per la carica diviso la massa, e poi ci sarebbe coseno omega t, diviso omega. La vostra velocità sarebbe scritta in questa forma, semplicemente integrando il campo elettrico. Quindi uno divide per m e poi integra il campo elettrico, e quindi vi viene meno coseno diviso omega. La vostra velocità sarebbe questa qua. In questo caso, quindi nel lavoro, che è l'integrale fra 0 e t, di che cosa? Generalmente il campo elettrico, e quindi ci sarebbe E con 0, scriviamo tutto esplicitamente se volete, seno di omega t, poi dobbiamo moltiplicare per la velocità, quindi c'è un bel segno meno, e poi qui abbiamo E con 0 per la carica Q diviso la massa, e poi abbiamo anche omega, e poi abbiamo coseno di omega t, questo non è un po' meglio, no? Tutto integrato nel tempo, su un periodo. Su un periodo. Allora, vedete qua? Qui abbiamo un integrale su un periodo del prodotto di un seno per un coseno. Allora, il prodotto di un seno per un coseno, voi potete descriverlo come
quindi a parte le costanti, quindi metto solo un proporzionale, qui avrete integrale fra 0 e t, allora il seno per il coseno non è altro che un mezzo il seno di 2 volte omega t integrato su un periodo. Ricordate che il seno di 2a uguale a 2 volte seno di a per il coseno di a. E questo integrale, essendo su un periodo, questo integrale è nullo. Quindi, il lavoro, questo vi dice che cosa? Che il lavoro determinato dall'integrale del campo elettrico per la velocità, se la carica fosse completamente libera nel piano YZ, YZ, il lavoro compiuto da questa forza sarebbe nullo e non ci sarebbe nessun assorbimento dell'onda elettromagnetica. Non ci sarebbe nessun assorbimento. Quindi per avere un assorbimento, e questo ci serve, per avere L diverso da zero, serve uno sfasamento a me. Scriviamolo sotto. Se lo distacci, non ci sto. Uno sfasamento diverso da y mezzi tra v Y e il campo elettrico Y. Cioè, uno sfasamento fra un seno coseno vuol dire uno sfasamento di pi greco mezzi. Questo sfasamento di pi greco mezzi fa sì che il prodotto integrato su un periodo è nullo. Se invece c'è uno sfasamento diverso da pi greco mezzi, allora quell'integrale lì non sarà uguale a zero e ci sarà un'energia quindi rilasciata su questa carica. Quindi è necessario che ci sia in qualche modo uno sfasamento. Adesso, come si ottiene questo sfasamento? Non è, diciamo, quello che voglio discutere in questo momento. Quello che voglio solo dire è che basterebbe un po' di dissipazione, se voi mettete semplicemente un po' di dissipazione su questa carica, nel momento che si muove, se questa trova un attrito di qualche tipo, allora lì è sufficiente per avere uno sfasamento. Però, diciamo, per semplificare il tutto, quindi scriveremo semplicemente scriveremo quindi che il lavoro su un periodo è semplicemente l'integrale Q per Y per VY in DT e assumeremo che LT è diverso da zero. Ok? Quindi, prima di tutto, per poter discutere della quantità di moto che viene scambiato con una carica, bisogna assumere prima di tutto, e lo vedrete fra un attimo, che venga assorbita una quantità di energia su questa carica elettrica, altrimenti non c'è nessuna quantità di moto che viene scambiata, e lo vedremo fra un secondo. Quindi ci vuole un certo assorbimento. Questo vuol dire un assorbimento. Ok. Ora, detto questo, data questa premessa, a noi siamo interessati a calcolarci appunto la quantità di moto. Adesso, quello che vi ho affermato all'inizio di questo argomento è che l'onda elettromagnetica, nel momento che viene assorbita, spinge nella direzione della propagazione dell'onda stessa. Ora, siccome l'onda si sta propagando nella direzione x, noi andiamo a vedere quant'è la quantità di moto trasferita alla carica su un periodo. Quindi determiniamo ora. Quantità di moto
cambiata con la carica Q, sempre in un periodo. E scriviamo così. Quindi scriveremo solite parentesi delta P con X su un periodo. Adesso la quantità di moto scambiata su un periodo, noi sappiamo che è uguale a che cosa? Su un periodo 0 e T, e dobbiamo calcolare la forza lungo X. Adesso torniamo all'espressione che abbiamo visto sopra, dobbiamo calcolare F con X in DT, e abbiamo visto sopra che F con X su un periodo era uguale l'integrale Q, guarda, questa T non sembra una T, Q, poi avevamo y, VY, poi BZ nel tempo del T. Ecco, questa formalmente è quello che dobbiamo calcolarci. Quello che dobbiamo calcolarci. Bene, allora se vi ricordate, nelle onde c'è una relazione fissa tra il campo elettrico e il campo magnetico. Quindi praticamente BZ non è altro che Y diviso C. Quindi al posto di BZ noi possiamo sostituire Y diviso C. E quindi otteniamo che la quantità di moto delta X su un periodo scambiato non è altro che l'integrale tra 0 e t, appunto, della carica Q, della sua velocità V con Y, e poi invece di BZ ci mettiamo E con Y diviso C integrato sul tempo. Allora, vedete che a parte il fattore C, quello che vi rimane non è altro che l'integrale di Q, VY e Y, che non è altro che il lavoro su un periodo compiuto dal campo elettrico sulla carica Q, e poi dobbiamo dividere per C. Quindi quello che abbiamo è che la quantità di moto scambiata su un periodo lungo la direzione X è proprio uguale al lavoro scambiato con questa carica diviso la velocità della luce. Quindi vedete perché è necessario avere un assorbimento? È necessario perché la quantità di moto è diversa da zero solo se è diversa da zero questo assorbimento. Non importa come è fatto questo assorbimento. VY per EY integrato, io non so come è fatto, ma di fatto compare nello stesso modo nell'espressione della quantità di moto e nel lavoro compiuto dal nostro campo elettrico. Quindi assorbita l'onda elettromagnetica vuol dire uno scambio di quantità di moto, che è proprio uguale al lavoro diviso alla velocità della luce C. Che cosa porta questa quantità di moto scambiata? Beh, comporta che l'onda spinge, nel momento che viene assorbita vuol dire che l'onda spinge. Allora, facciamoci un disegnino. Qui non c'è molto spazio, ma ci dovrebbe stare. Supponiamo quindi di avere quest'onda col suo campo elettrico diretto così, campo magnetico nella solita direzione Z. Qui abbiamo l'onda che è descritta dal nostro vettore di Poynting e supponiamo di avere una superficie assorbente, eh? Questa è una superficie che assorbe. Scrivere più piccolo, non riesco a scrivere così. Supponiamo che questa assorbe completamente l'onda elettromagnetica incidente. Ok? Questo assorbe completamente l'onda elettromagnetica incidente. Allora, andiamo a vedere quant'è questa energia che viene trasportata dalla nostra onda
che è data dal vettore di pointing su un periodo, integrata su un periodo, e diciamo possiamo andare a calcolare quindi quant'è il lavoro scrivendolo in termine appunto del nostro vettore di pointing. Allora, vedete, il vettore di pointing integrato sulla superficie A, questo non sarà altro che il nostro vettore di pointing S moltiplicata l'area della nostra superficie. Questa è la nostra potenza, eh? La potenza istantanea. Se voi lo calcolate su un periodo, quello che si otterrà è che la spinta media su un periodo, cioè scusate, non la spinta, la potenza assorbita su un periodo sulla superficie sarà uguale, quindi come la chiamiamo questa? La potenza media su un periodo sarà uguale, anziché al vettore di pointing, che ricordate, possiamo usare l'intensità dell'onda. L'intensità dell'onda è il valore medio del vettore di pointing su un periodo. Quindi è su un periodo. Bene. Vuol dire che il lavoro compiuto su un periodo sarà questa potenza moltiplicato il tempo t di un periodo e che sarà quindi uguale all'intensità per l'area della nostra superficie moltiplicato il periodo. Quindi il lavoro totale, se quest'onda viene assorbita, l'onda ha una certa intensità, l'area A e il tempo t del periodo sono date da A e t e il loro prodotto ci fornisce il lavoro compiuto su un periodo della nostra onda elettromagnetica. Allora, a questo punto possiamo determinare immediatamente quant'è la quantità di moto scambiata sul periodo, che non è altro che il lavoro diviso la velocità della luce, che quindi è uguale all'intensità per l'area per il tempo diviso c. Oppure, e questa è la quantità di moto. Allora, tornando, facendo diciamo il passo indietro adesso, è chiaro che questa quantità di moto che arriva su una superficie dipende dall'area e dipende dal tempo t, del periodo t della nostra onda. Quindi che cosa possiamo fare? Se noi andiamo a dividere questa quantità di moto diviso per il periodo dell'onda, otteniamo la forza. Dopodiché, se dividiamo anche per l'area, otteniamo una pressione. Quindi ci sarà una pressione che tipicamente viene indicata con una P piccola. In particolare questa pressione sarà uguale a che cosa? La quantità di moto scambiata per unità di tempo e per unità di superficie. E se andate a vedere, sostituite e questo vi viene semplicemente l'intensità diviso la velocità della luce. Quindi di nuovo abbiamo la pressione di radiazione indicata con P piccolo, che è uguale all'intensità diviso la velocità della luce. Quindi abbiamo visto sopra che nell'assorbire un'onda ci sarà uno scambio di quantità di moto. Questo scambio di quantità di moto fa sì che c'è una pressione di radiazione. Quindi l'onda, diciamo, spinge per una quantità che dipende dall'intensità della vostra onda elettromagnetica. Quindi, per esempio, il Sole che sta emettendo della radiazione e questa radiazione ci arriva dal Sole sulla Terra, questa radiazione di fatto quando viene assorbita dalla Terra, non viene assorbita tutta, ma diciamo una buona parte viene assorbita dalla Terra, questa radiazione
tende a spingere, tende a spingere verso fuori la Terra. Se la luce non la luce, in generale l'onda elettromagnetica viene riflessa, allora in questo caso la pressione sarà uguale 2 volte l'intensità diviso C. Allora, come mai si può scrivere così? Allora, ho detto l'onda che arriva su una superficie viene assorbita, genera una spinta e questa spinta, appunto, è l'intensità diviso la velocità della luce, ci dà una pressione. Il processo di riflessione può essere visto come un processo a 2 stadi. Un primo stadio è che questa onda arriva sulla superficie e viene assorbita e quindi c'è un scambio di quantità di moto dall'onda sulla superficie, dopodiché questa superficie riemette l'onda elettromagnetica nella direzione di provenienza di questa onda e che quindi è la superficie che viene, cioè subisce un rinculo dovuto all'emissione dell'onda elettromagnetica della stessa quantità, Stavolta invece di essere assorbita è la superficie che emette, ma la quantità di moto scambiata è la stessa. E che quindi nel processo di riflessione la quantità di moto, la pressione di radiazione, scusate, la pressione di radiazione è il doppio rispetto alla pressione di radiazione dovuta a un semplice assorbimento. Quindi e poi ci sono tutti i casi intermedi, in base a alla percentuale di luce che viene riemessa dalla superficie, quel fattore che può essere da 1 a 2, ci sarà un valore intermedio. Intermedio. Però diciamo la pressione di radiazione dipende appunto da quanta luce viene assorbita o riflessa da noi. Però il fatto importante appunto è questo, se la luce in qualche modo viene assorbita, questa spinge con una certa quantità di moto e quindi c'è una pressione di radiazione che spinge su una carica. Allora, facciamoci 2 esempi. Ci facciamo 2 esempi. Allora, ci facciamo 2 esempi velocemente. Per esempio, la prima cosa che possiamo fare a questo punto è di confrontare quant'è la spinta della luce che arriva dal sole rispetto alla forza di gravità attrattiva che tira la Terra verso il Sole. Allora, qui facciamo un piccolo esempio e dopo questo porterà, vi lascerò un problemino da fare. Quindi facciamo un altro esempio. Vogliamo determinare la spinta sulla Terra dovuta alla pressione di radiazione. Pressione di radiazione della luce solare. Bene, qui ci servono un po' di numeri, adesso ce li scriviamo velocemente, perché noi dobbiamo andare a determinare quant'è la luce assorbita sulla Terra e noi assumeremo che tutta la luce verrà assorbita. Quindi assumiamo che tutta la luce dal sole
viene assorbita. Allora, questo non è vero, altrimenti, per esempio, la Luna non la vedremmo. Un buon numero, così per ricordarsi, se uno volesse fare un conto più preciso, è che di solito circa il 18-20% della luce viene riflessa, ma diciamo, noi assumiamo che viene assorbita tutta per rendere tutto più semplice. Quindi a questo punto noi dobbiamo andare a determinare la pressione di radiazione, che vuol dire l'intensità della radiazione dal Sole divisa la velocità della luce, e poi dobbiamo moltiplicare questo valore di pressione su un disco, che è il disco della Terra, proiettato nella direzione ortogonale alla distanza Terra-Sole. Come noi vediamo la Luna che ci forma un bel disco nel cielo, la Terra forma un disco di superficie pi greco, il raggio della Terra al quadrato. Quindi la superficie della Terra è un disco di raggio, chiamiamolo RT. Che circa 6.300, adesso dipende da dove guardate, 6.370 km. La distanza Terra-Sole, che è l'altra grandezza che ci servirà, se vogliamo confrontare poi questa spinta che arriva dalla luce solare con la forza di gravità, ci servirà anche la distanza, e questo l'abbiamo già visto, la distanza Terra-Sole sono 150 milioni di chilometri. E va bene. Allora, ci calcoliamo a questo punto la forza che è dovuta alla radiazione. Forza dovuta alla radiazione F con R, chiamiamola così, che è della radiazione, R sta per radiazione, sarà la pressione di radiazione moltiplicata per l'area del disco che osserviamo, che pi greco R quadro, e che quindi sarà semplicemente uguale all'intensità della luce che arriva dal Sole, diviso la velocità della luce, e poi per pi greco, per il raggio della Terra al quadrato. Mettiamo dentro questi numeri e avremo quindi, ricordate, abbiamo circa 1000 watt su metro quadrato, dobbiamo dividere per 3 per 10 alla 8 metri al secondo e poi dobbiamo moltiplicare per pi greco e poi il raggio della Terra al quadrato, che sono 6,37 mettiamo una bella parentesi qua, per 10, allora qui abbiamo 6.370 chilometri, che sono 6,37 10 alla 3, poi dobbiamo altri mettere altri, un altro fattore 1000 per avere i metri, quindi avremo 10 alla 6, tutto al quadrato, e se vi fate il conto, la spinta totale, 4 per 1, 10 alla 8, Newton. Allora, quant'è questa spinta? 4 e 1, 10 alla 8 Newton? Beh, dividete per 10, avete circa la spinta in chilogrammi, no? In chilogrammo peso, una forza misurata in chilogrammo peso, circa, no? Che fa circa 4, 10 alla 7, è pari a 4, 5, 4 per 10 alla 7 chilogrammi. Insomma, sono 40 milioni, 40.000 tonnellate, che per noi sembra parecchio, ma chiaramente sulla Terra fa ben poco. Però c'è questa spinta che arriva dalla radiazione solare. Questa spinta, giusto, se uno la vuole confrontare, confrontando
con R, con l'attrazione, questo lo potete fare voi, gravitazionale. Chiamiamola F con G, quello che uno trova è che la forza gravitazionale, sapete bene, è una forza attrattiva, ma è data da G grande, la costante universale di Newton. Poi avete la massa della Terra, la massa del Sole, e poi dobbiamo dividere per la distanza Terra-Sole al quadrato. E se vi fate il conto, andate a farlo voi, insomma, viene 3,6 per 10 alla 22 Newton. Quindi chiaramente la spinta della radiazione solare in confronto all'attrazione gravitazionale è ridicola, è piccolissima, è molto piccola. E per qualsiasi oggetto, diciamo fisico, delle dimensioni di qualche metro, ovviamente la spinta della radiazione è trascurabile, altrimenti noi la sentiremmo noi anche, no? Una spinta della radiazione. Quindi è chiaro che è una spinta molto piccola. Però adesso vi lascio un esercizio da fare. Vi lascio un esercizio. L'esercizio è il seguente. Nelle comete, coda, punta, nella direzione opposta, al Sole. Allora, perché questo? Allora, e la domanda è questa. Se voi assumete che la coda è composta da particelle piccole di ghiaccio, di polvere, quello che sia, la domanda è di determinare qual è il raggio di questa polvere, tale che a un certo punto la forza di radiazione domina sulla forza di gravità. Allora, perché questo è possibile? Beh, se ci pensate un attimo, adesso vi scrivo la domanda, ma intanto pensiamoci un attimo. La superficie che viene investita da parte dell'onda che arriva dal Sole su una particella di un certo raggio va con il raggio al quadrato. L'attrazione gravitazionale che subisce un granellino di polvere invece va con il raggio del granellino al cubo, perché dipende dalla sua massa. Se voi avete una certa densità ρ, allora la massa sarà ρ per 4 terzi pi greco al cubo. Allora vedete che l'andamento sul raggio, con il raggio del vostro granellino di polvere è diverso per la spinta, per la forza diciamo, della pressione di radiazione rispetto alla forza di attrazione gravitazionale. Cioè questo un caso va con R quadro, l'altro con R cubo. Allora, la domanda è la seguente, di determinare per quale raggio per quale raggio dei granelli di polvere domina la forza della radiazione rispetto alla forza di attrazione gravitazionale? Qui serve un valore per la densità, non so, mettete ρ, la densità della polvere, ρ, non so, se fosse,
Non so, se fosse sabbia, per esempio, sarebbe circa 2,5, se fosse ghiaccio, circa 1, insomma, mettiamo circa 1, eh? Un grammo su centimetro cubo. Allora, provate a farlo. Dovete trovare qual è il raggio per il quale, diciamo, la spinta per la pressione di radiazione è uguale alla forza di attrazione gravitazionale. Eh? Poi, per gli oggetti più piccoli, domina la forza di radiazione, mentre per i granellini più grandi domina la forza di gravità. Comunque c'è un valore che non è irragionevole, c'è un valore per il quale effettivamente domina la spinta della pressione di radiazione. Bene, 12,47, d'accordo. Allora, fin qui tutto chiaro? Più o meno, adesso non pretendo che sia. Non è facile sta roba qua, eh? Non è facile, bisogna pensarci, però, diciamo, se avete delle domande, fatele tranquillamente. Eh? Scrivetemi anche un'email, se avete bisogno di scrivermi un'email, scrivetemi. Se avete dei dubbi, non c'è nessun problema. Eh? Tanto io sono a casa qui, non è che sto facendo molto, come tutti, penso. Anzi. Allora. Fino adesso abbiamo parlato della propagazione di onde, del fatto che le equazioni delle onde ammettono delle, scusate, che le equazioni di Maxwell ammettono delle equazioni delle onde, abbiamo scritte con i campi elettrici, le abbiamo scritte con il potenziale vettore, insomma, abbiamo visto che effettivamente le equazioni di Maxwell ammettono onde elettromagnetiche. Abbiamo visto che c'è un vettore di Poynting, che quindi trasporta un'onda trasportata. Potenza. Abbiamo appena visto che se questo vettore di Poynting viene assorbito da una superficie, questa superficie subisce anche una spinta, che è questa pressione di radiazione. Abbiamo visto le proprietà delle onde elettromagnetiche, il campo elettrico e magnetico devono essere ortogonali fra di loro, che c'è una relazione fissa fra l'intensità del campo elettrico e del campo magnetico, cioè B uguale E su C e così via. Ma come vengono generate queste onde elettromagnetiche? Questa è la prossima domanda alla quale noi vogliamo rispondere. Come vengono generate? Perché abbiamo detto che un'onda elettromagnetica deve essere caratterizzata dal fatto che dipenda come 1 su R, il campo elettrico e il campo magnetico devono dipendere come 1 su R, in modo tale che ci sia effettivamente un'energia che viene trasportata verso fuori, ma senza essere assorbita. Se dipende come 1 su R, allora l'onda non viene assorbita, non viene assorbita, non viene assorbita. In questo modo il vettore di Poynting dipende come 1 su R quadro e l'energia si può propagare fino all'infinito. Allora, cominciamo a fare qualche ragionamento. Allora, come si genera? Come viene generata un'onda elettromagnetica? Questa è la prima domanda. Allora, intanto l'onda. Deve avere E e B entrambi proporzionali a 1 su R, tale che vettore di Poynting è proporzionale a 1 su R quadrato. Questo fa sì che l'energia viene trasportata all'infinito. Allora, guardiamo prima di tutto, giusto per fare i casi, è chiaro che non si capisce tutto, però una carica ferma, per esempio. Guardiamo prima di tutto una carica ferma. Una carica ferma ha che il campo magnetico è uguale a zero, mentre il campo elettrico è proporzionale a 1 su R quadro. E visto che il vettore di Poynting è dato dal prodotto tra il campo elettrico e il campo magnetico, abbiamo che un vettore di Poynting è nullo. Quindi una carica elettrica, diciamo, non produce un'onda
o diciamo non produce niente che si possa propagare verso l'infinito, eh? Non si possa propagare verso l'infinito. Che succede con una carica che si muove? Che succede con una carica in moto uniforme? Allora, nel caso di una carica uniforme, noi sappiamo che una carica che si muove genera un campo magnetico. Questo lo sappiamo, un filo di corrente genera un campo magnetico per via delle cariche che si stanno muovendo. La densità di corrente non è altro che una carica in moto, eh? Sono delle cariche in moto. Però andiamo a vedere, diciamo, giusto per fare il ragionamento, no? Che questa carica in moto non possa generare un'onda elettromagnetica. Consideriamo una carica unica sola da sola per il momento. Allora, per una carica in moto uniforme, quindi V uguale costante, allora in questo caso il campo elettrico, e questo non è ovvio per niente, non lo potremo dimostrare noi, ma si dimostra. Forse lo vedrete con il corso di relatività, ma diciamo il campo elettrico rimane un campo radiale. Rimane un campo radiale, eh? Cioè le linee di campo generate da una carica che si muove con una certa velocità continuano a puntare nella posizione istantanea della carica elettrica. E questo non è ovvio per niente, eh? Non è ovvio per niente perché abbiamo appena finito di discutere il fatto che, diciamo, un'onda elettromagnetica si propaga con una certa velocità v, che è uguale alla velocità della luce c, e che uno si potrebbe quindi aspettare che se la carica si sta muovendo, di fatto l'informazione della posizione della carica, diciamo, voi lo vedete con un certo ritardo rispetto alla posizione reale della carica elettrica. Eh? Non è così. Eh? Lo dico, il campo elettrico continua a puntare nella posizione istantanea della carica e che quindi il campo elettrico rimane radiale. Adesso facciamo un disegno, se volete, giusto per essere più chiaro su quello che sto dicendo. Se voi avete una carica elettrica che si muove con una certa velocità V, voi vedrete in un punto P dello spazio, se questo è il vostro punto P dello spazio, voi vedrete sempre un campo elettrico che nasce dalla carica, anche se questa carica si sta muovendo verso destra. Eh? Queste sono le linee del campo elettrico. Punto nella posizione. Invece uno potrebbe anche immaginarsi che invece di essere così, la situazione poteva essere, abbiamo visto le onde, eh? Abbiamo visto le onde, e le onde si propagano alla velocità c. E che quindi uno poteva anche immaginarsi il seguente scenario, che non è quello corretto, però uno se lo poteva immaginare. Carica Q, che si muove con una certa velocità V, e che dietro, in base alla sua velocità, voi in un punto P, se uno si mettesse qua in un punto P, magari vedeva delle linee fatte così. In un punto dietro alla carica, perché quella si sta muovendo, se uno si immagina che l'informazione della carica deve propagarsi alla velocità della luce e quindi raggiungervi, uno poteva immaginarsi che i campi puntassero dietro la carica, e non è così. Non è così, le cariche continuano a essere sorgenti di linee di campo anche se la carica si muove a velocità uniforme. Bene. Allora, come è fatto
Quindi il nostro campo elettrico è fatto in questo modo qua. Noi stiamo cercando di capire se c'è un vettore di pointing, se c'è quindi una potenza che si dissipa, che si propaga verso fuori. Allora, come è fatto il campo magnetico? Il campo elettrico abbiamo capito, e B come è fatto? Allora, B, noi abbiamo visto come è fatto il campo magnetico generato da una, in generale, diciamo, da una distribuzione di correnti. Abbiamo visto che questo era uguale all'integrale su un volume di mu0 diviso 4π greco. Se ricordate, avevamo scritto J, il vettore delta R tetto, l'abbiamo scritta così, diviso delta R al quadrato, integrato su delta O'. L'avevamo visto qua, questo è il campo magnetico generato da una distribuzione di corrente. Dove J, se vi ricordate, J non è altro che, si poteva vedere come la densità di portatore di carichi moltiplicata per la carica di ciascun portatore per la sua velocità v, con, diciamo, J che è uguale a questa roba qua. Quindi il contributo infinitesimo del campo magnetico dB dovuto a un elemento di volume con dentro delle cariche, questo volume dove dentro ci sono queste cariche che si stanno muovendo. Questo si può scrivere come mu0 su 4π greco e poi avrete la densità di corrente che moltiplica delta R tetto diviso delta R quadro in dettaglio. Allora, a appunto, essendo la densità di corrente questa qui, quella che compare nel nostro integrale, noi possiamo interpretare che il campo magnetico B di una singola carica sia, e questo scriviamo B1, che sarà uguale a mu0 diviso 4π greco, e poi al posto di J, se ne abbiamo solo una di carica, questo N ce lo mettiamo N per delta O, supponiamo che ci sia solo una carica, N è il numero di portatori per unità di volume, delta O, se all'interno di questo volume mettete solo una carica in totale, qui avrete semplicemente la sua carica, del portatore di carica, per la sua velocità v, che moltiplica vettorialmente delta R tetto diviso delta R al quadrato. Questa è la carica, il campo magnetico, questo è un vettore ovviamente, è il campo magnetico di una singola carica. Allora, guardatela bene questa espressione qua, perché se noi a sinistra, a destra, scusate, per esempio, moltiplichiamo e dividiamo per epsilon con 0. Se noi moltiplichiamo e dividiamo per epsilon con 0, abbiamo epsilon con 0 per mu con 0 che fa 1 su c quadro. Epsilon 0 finisce sotto, poi qui abbiamo delta R diviso delta R quadro per la carica Q diviso 4 pi greco epsilon con 0, non è che è il campo elettrico. Quindi questa espressione qua, se la guardate, la potete riscrivere nel modo seguente. Avrete la velocità v, poi ci troviamo con il denominatore un c quadro che viene dal prodotto epsilon con 0 per mu con 0, e poi vi rimane il campo elettrico di una singola carica elettrica E. Quindi questo è il campo elettrico di una carica singola, E1. Quindi per una carica che si muove con velocità, diciamo con velocità costante, avete un campo elettrico, abbiamo detto che è radiale e che punta sempre verso il centro, che dipende come 1 su R quadro. Ci sarà un campo magnetico che è dato appunto da questa espressione, quindi B sarà proporzionale anch'essa a 1 su R quadro, esattamente come il campo elettrico, perché
V diviso C quadro non c'entra con la distanza, è la velocità della carica che si sta muovendo. Invece la distanza è contenuta, la dipendenza dalla distanza è contenuta nel campo elettrico, e che quindi anche il campo magnetico decresce come 1 su R quadro. Quindi diciamo, il vettore di Poynting nel caso di una carica in moto è diverso da zero, c'è un vettore di Poynting, c'è un campo magnetico e un campo elettrico che sono ortogonali fra di loro, però questo vettore di Poynting, in questo caso sarà diverso da zero, scusate, ma sarà proporzionale a 1 sulla distanza alla quarta potenza. Quindi, diciamo, una carica da sola che si muove nello spazio in vuoto, non genera radiazione elettromagnetica. Quindi, una carica in moto con V uguale costante, non genera radiazione, non genera radiazione. Se voi racchiudete questa carica in moto con una sfera sufficientemente grande, il vettore di Poynting è nullo, decresce come 1 su R alla quarta. Quindi non c'è radiazione. Quindi adesso mi fermo qua, però abbiamo visto che una carica ferma non può generare radiazione perché non c'è il campo magnetico. Una carica in moto genera un campo magnetico, ma il vettore di Poynting decresce troppo in fretta per descrivere un trasporto di potenza verso fuori, verso l'infinito. Quindi il prossimo passaggio che possiamo trattare, abbiamo una carica ferma, abbiamo una velocità, adesso andremo a parlare di una carica accelerata e vedremo che quando una carica viene accelerata, allora sì che in questo caso verrà generata un'onda elettromagnetica. Va bene, adesso mi fermo qua e vi mando, diciamo, questi appunti, ve li mando tutti quanti come al solito. Se avete domande, rispondo tranquillamente. Anche via email potete mandarmi delle domande. E altrimenti ci vediamo mercoledì. Ok, arrivederci.